Bolzonello adesso vuole scaricare le colpe sulla Serracchiani, ma in realtà le colpe sono equamente distribuite perché Bolzonello ha votato tutti i provvedimenti che sono stati attuati dalla riforma sanitaria alla riforma dell'UTI, a tutte le cose, lui le ha votate, lui era vicepresidente interno della giunta regionale. Presentando oggi la squadra dei 9 candidati per il Consiglio regionale, il vice coordinatore di Forza Italia Pietro Tononi ha tenuto a individuare il nemico, ovvero il candidato presidente del PD Sergio Bolzonello, e gli stessi candidati presentandosi hanno ribadito più spesso il concetto. C'è stato però un altro elemento su cui Tononi ha insistito con altrettanto vigore e che fa capire come all'interno della coalizione la frattura con la Lega, dovuta al risultato elettorale sostanzialmente sorprendente del Carroccio, non sia stata ancora rinsaldata al di là delle dichiarazioni di superficie. A cominciare dall'offerta della vicepresidenza formulata da Massimiliano Fedriga a Riccardo Riccardi. È sicuramente una soluzione che non ci accontenta del tutto, però adesso dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di riconquistare la regione, che solo 2 anni fa le elezioni comunali abbiamo terminato la corsa con 5 punti di vantaggio sulla Lega Nord, quindi evidentemente noi puntiamo a fare molto bene e avvicinarci il quanto più possibile alla Lega Nord, e poi c'è un sogno nel cassetto, ma in questo momento non lo dico. 9 dunque i candidati, in ordine alfabetico e di genere: Livia Amodeo, Everest Bertoli, Manuela Declic, Piero Camber, Giulia De Marchi, Andrea Cavazzini, Alessandro Michelli, lo stesso Piero Tononi e Walter Zalucar. Una rosa, è stato anche questo ribadito, in cui sono rappresentati il mondo dell'imprenditoria, la realtà dei professionisti, la realtà della sanità pubblica e, perché no, il mondo della politica stessa. Si corre e basta, io quello che raccomando: scegliete l'uomo questa volta. Alle politiche avevi l'obbligo di scegliere il simbolo, non potevi scegliere, non potevi dare una preferenza, questa volta cercate il vostro candidato, leggete con attenzione i nomi che vi vengono proposti, scegliete con attenzione e con cura. Noi puntiamo a Federica Presidente e chiaramente Forza Italia perché faccia un bel risultato.